Ciao ragazzi, qui FelixTube, ben ritornati oggi qui sul mio canale. Oggi, signori, siamo qui tornati con un nuovo video e siamo qui con il video prepartita di Brescia Cremonese, ragazzi, derby lombardo Brescia Cremonese. Prima di iniziare, però, signori, mi raccomando, cosa fondamentale, lasciate un bel mi piace sotto questo video e iscrivetevi al canale qualora non l'avete ancora fatto, ragazzi. Mi raccomando, siamo anche più di 100 iscritti, stiamo continuando a crescere, quindi mi raccomando, ragazzi, continuiamo a crescere in questo modo, continuate quindi a supportarmi e a iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando. Detto questo, ragazzi, io direi subito di iniziare, ragazzi, direi subito di iniziare con questo video, con questo pre-partita, ragazzi, quindi per partita di oggi, Brescia Cremonese. Allora, io partirei subito col dire che sarà una partita tostissima. Perché? Perché affrontiamo comunque una Cremonese che ha fatto qualche passo falso, come ad esempio col Cosenza contro il Palermo, però ovviamente, ragazzi, è una squadra che sulla carta è superiore forse anche di molto a noi. E diciamo che comunque era più forte di noi lo scorso anno, in cui abbiamo perso sia l'andata sia il ritorno, e lo è anche quest'anno, ragazzi. È una squadra veramente molto molto forte, che proverà di sicuro a puntare appunto alle zone alte, che punterà alle zone alte, punterà alla promozione diretta. E ragazzi, quindi è una squadra molto più forte di noi, però è sicuro. Però ragazzi, comunque questo Brescia, se gioca come sa giocare, quindi non come ha fatto ad esempio contro il Monza nel primo tempo, beh, lasciamo perdere. E anche se gioca anche come abbiamo giocato contro il Pisa, perché contro il Pisa, ragazzi, non abbiamo giocato così male. C'è stato comunque un torto arbitrale a sfavore, però ragazzi, diciamo che comunque col Pisa non avevamo giocato così male. Col Frosinone abbiamo fatto praticamente la partita perfetta. C'entra un po' per il fatto che il Frosinone non è proprio delle migliori condizioni quest'anno. Però ovviamente noi comunque ne abbiamo approfittato di un Frosinone che non è nelle migliori condizioni quest'anno. Quindi, ragazzi, comunque a Cremonese, cioè, noi siamo una sorta di outsider. Siamo comunque una squadra temibile. Secondo me sì, ragazzi, secondo me siamo un po' una squadra che possiamo far paura alle big. Alla fine, ragazzi, ovviamente la nostra squadra non è male. Chiaramente, come ho detto prima, la Cremonese è una squadra molto più forte di noi. Poi vi narrerò anche le probabili formazioni e ve ne accorgerete. Come ho detto prima, ragazzi, letteralmente l'anno scorso ci abbiamo perso sia all'andata e sia al ritorno, 3-0 all'andata in casa. Quindi l'ultima sfida a Rigamonti contro la Cremonese contro la Cremonese abbiamo persa malissimo 0-3. Tra l'altro, era la partita in cui c'era Belinghieri in panchina, che era il mister della primavera, che era stato messo lì ad interim come traghettatore, diciamo così. Poi è arrivato Maran pochi giorni dopo, e sì, poi un paio di giorni dopo è arrivato Maran. Però, ragazzi, diciamo che poi, vabbè, nel ritorno abbiamo perso 1-0, anche lì una prestazione non proprio delle migliori. Quindi diciamo che la Cremonese non ci dà bei ricordi, ecco. Poi, tra l'altro, se non sbaglio, noi contro la Cremonese non ci vinciamo dal 2021, mi pare, con Inzaghi. Se non sbaglio, contro la Cremonese non ci vinciamo dal 2021, però potrei sbagliarmi. Sì, mi sa che comunque dal 2021 che abbiamo vinto 1-0 con il gol di Tramonio, no, col gol di Spalek. Gol di Spalek, vinciamo contro la Cremonese nel 2021, me lo ricordo. Però, ragazzi, fatto sta che, come ho detto prima, sarà una partita tostissima. Una partita dove, ragazzi, bisogna impegnarsi veramente al massimo per vincere. Adesso io, ovviamente, cioè, i 3 punti, ovviamente, perché comunque è un derby, una partita sentita, quindi i 3 punti vanno chiesti. Però, ragazzi, siamo comunque consapevoli che giochiamo contro una squadra che, volente o nolente, è più, come ho detto prima, molto più forte di noi. Ha delle grandi individualità, ha dei giocatori che potrebbero giocare bene anche in Serie A, secondo me. Quindi diciamo che comunque ce la dovremmo assolutamente sudare, ragazzi. La Cremonese è una squadra che ce la farà assolutamente, assolutamente sudare. Come ho detto prima, non ci vinciamo dal 2021, ragazzi. Sono praticamente 3 anni che non ci vinciamo con la Cremonese. Quindi vediamo di sfatare questo tabù della Cremonese, e soprattutto di vendicare lo 0-3 dell'anno scorso in casa, ragazzi, che veramente fu veramente un'umiliazione clamorosa, ragazzi, quelli dell'anno scorso, 3-0 in casa contro la Cremo. Però veramente io vorrei provare a essere fiducioso, eh. Io voglio assolutamente provare a essere fiducioso. Però
Voglio sperare che la partita in Coppa Italia, che comunque giocavamo contro il Monza, giocavamo contro una squadra di Serie A, una squadra che comunque doveva riscattarsi, un Nesta che doveva salvare la panchina, eccetera, eccetera. Quindi magari ci può anche stare perdere anche, vabbè, con quella prestazione, no? Soprattutto nel primo tempo, ragazzi, con la difesa a farfalla. Però diciamo che comunque adesso, ragazzi, che torna il campionato, io voglio provare a essere fiducioso e non pensare alla partita di giovedì. Quindi voglio provare a essere fiducioso e non pensare alla partita di Coppa Italia di giovedì. Provando quindi a far tornare un po', cioè, io, come ho detto prima, voglio provarci ad essere fiducioso, ma sono consapevole del fatto che la Cremonese è una squadra con la quale puoi perdere, cioè, nel senso, una squadra con la quale ti puoi aspettare di perdere, ovviamente. Però chiaramente è comunque un derby e i derby si sa che vanno portati a casa. Comunque i tifosi ti chiedono di portare a casa questo tipo di partite. Detto questo, ragazzi, io direi che è arrivato il momento fatidico delle probabili formazioni, ragazzi. È arrivato il momento delle probabili formazioni, il fogliettino tattico qui davanti a me, ragazzi. Ho cercato le probabili formazioni e le ho messe qui. Io direi quindi di andare con le probabili formazioni, ragazzi. Partiamo da quella della Brescia. Brescia che si dovrebbe schierare tecnicamente con il solito modulo del... Comunque del solito modulo del 3-5-1-1, cioè solito modulo del 3-5-1-1, che tra l'altro abbiamo già visto nelle scorse probabili formazioni, con Lezzerini in porta, Papetti, Jallow, Dijkman, Bertagnoli, Bisoli, Verret, Corrado, Besaggio e Moncini. Allora, diciamo che prettamente è la formazione titolare, quella senza Registano, ovviamente, quindi Papetti titolare qui da difesa 3. C'è cioè, difesa 3, Papetti, Jallow, Dijkman. Vabbè, diciamo che, ragazzi, questo è, io non credo che utilizzerà questo modulo Maran, anche perché mi pare che non l'ha utilizzato contro il Monza, quindi non lo so, vedremo. Però per il resto, ragazzi, io non mi sento di mettere bocca su questa formazione. Bertagnoli ancora titolare, ragazzi. Bertagnoli purtroppo non sta rendendo. Comunque, ragazzi, Bertagnoli dopo l'infortunio sembra veramente un giocatore che... sembra un altro giocatore in negativo, ovviamente. Quindi speriamo che si riprenda, ragazzi, Bertagnoli, perché veramente le ultime prestazioni hanno lasciato un po' a desiderare. Per il resto, ragazzi, io non mi sento di mettere bocca su questa formazione. Besaggio qui che potrebbe essere messo trequartista qui, come segnato, non lo so. Però questa comunque, ragazzi, è la nostra probabile formazione. Però, ragazzi, io vi ricordo che sono comunque le probabili, le vere formazioni. Chiaramente quelle ufficiali le troveremo solamente domani nel pre-match, diciamo, poco prima della partita. Andiamo adesso con la probabile formazione della Cremonese, ragazzi, con Fulignati tra i pali, Antov, Moretti, Bianchetti, Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vasquez, Zanimacchia, Jonsen e Nasti. Ragazzi, mi sento di dire che è veramente una bella squadra, ragazzi. Mi sento di dire che è veramente una bella squadra. Tra l'altro hanno preso, non c'è Van de Putte, tra l'altro, qui. Non lo so, per i tifosi della Cremonese, fatemi sapere che fine ha fatto Van de, cioè, fatemi sapere perché qui non hanno messo Van de Putte. Comunque non so se è infortunato, espulso, non lo so, comunque qua non c'è. Fatto sta che comunque per il resto Van de Putte a parte è un'ottima formazione, ragazzi, un'ottima formazione. Collocolo, Fulignati, Nelmuto Vasquez, Zanimacchia, Jonsen, ragazzi, io questa Cremonese la temo questa squadra, io questa squadra veramente veramente la temo. Anche Nasti, che per ormai il suo lo fa, ragazzi, anche Antov, ragazzi, per me è un signor difensore per la categoria, un signor centrale per la categoria. Quindi io temo fortemente questa Cremonese, ragazzi, temo fortemente questa Cremonese. Però, ragazzi, ovviamente, come ho detto prima, è un derby e i derby vanno vinti, oltre ovviamente alla forza della persona, senza ovviamente guardare neanche la forza della persona. Però chiaramente, ragazzi, è una squadra molto molto forte oggettivamente. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Salvo imprevisti, ragazzi, ci vediamo domani con il post partita di Brescia Cremonese. Noi ci vediamo con un prossimo video. Arrivederci. Forza Brescia!